in questo video. Ragazzi, vi presento un nuovo maestro, Mario Tamburo. Me ne voglio andare! No, tu devi entrare! La preside da scuola m'ha licenziato. Siete pronti, raga? Sì! Io sono Tamburello, sono fico e sono bello. Tutta bagnata! Perché devo andare a scuola oggi? Nicole, ma che facciamo? Entriamo a scuola? Non lo so, i professori non ci sono, il soldato non c'è. Ma nemmeno San Giovanni c'è, vero? No, San Giovanni ormai sta fuori, non ci sta più in classe. Dai, raga, andiamo, che stiamo aspettando? Ragazzi, papà sta parcheggiando la macchina. Conoscete, va, vero? Quindi cominceranno ora che non possiamo andare a scuola. No, io voglio entrare. No, dai! Basta! Ogni volta che piove per cercare posto fuori la scuola di Ilari è impossibile, è 2 ore per cercarla. Comunque, dove sta Ilari? Non so se è già entrata, forse non è entrata. Ilari! Scusate! Scusate, dove stavate andando? Perché non state entrando a scuola? Allora te lo dico, perché là c'erano gli alieni, quindi noi stiamo... Gli alieni? Gli alieni, così noi stiamo cercando di scappare dall'altra parte e entrare dall'altra parte della scuola. Quindi stavate palesemente scappando. No, adesso, no, adesso, non è vero. Sì, no, quindi adesso andiamo a scuola. No, perché non stavo entrando. Stavate tutti in punizione comunque. Adesso andiamo in... Cosa ci fate qui? Ecco, guardate chi è arrivata. Vi permettete anche di non entrare? Eh? Per colpa vostra avete mandato via la trinciamucca, San Giovanni, primo e ultimo. E ora non volete neanche entrare a scuola? Preside, l'ha detto pure lei che non c'è nessuno, quindi ce ne possiamo andare a casa. Bye bye. Grazie, preside. Ilari, dove vai? Ha detto... Ilari! Ilari! Scusi, preside. Mi scusi, preside. Mi scusi. Mi avete rovinato la scuola. Questa scuola è diventata un disastro da quando ci siete voi. Ma noi vogliamo capire una cosa, ma entriamo o non entriamo? Hai anche il diritto di parlare, tu? E sai che cosa vi dico? Se non volete entrare, fate come volete! Mamma, vicepreside, quello che sei. Ah, sei caduta? E sei caduta nell'acqua, non è vino, ok? Qua, visto che non c'è nessuno, non c'è il supplente, non c'è il Vidalmando, non c'è il maestro e tutti, perché non viene su in classe con noi? Così ci facciamo 2 passaggi. Ragazzi, non posso salire in classe con voi, è pericoloso, ma se mi becca... Non posso! Mettiti la mia felpa, così ti scambiano per me. Ma perché mi stai dando la tua felpa? Perché sì, devi pensare che sono io. Dai, Sergio, dai! Va bene, ma copritemi almeno, fammi becca. Buongiorno, andiamo bene stamattina, questa stamattina è rotta. Oh raga, forza che è tardi, andiamo, che è tardi, andiamo, andiamo, se la mossa. Andiamo. Ma questo, ma chi è? Ma come chi è? Alessio! Sì, Alessio. Bernate, va, forza che è tardi, va. Ragazzi, io me ne vado, perché io non vi reggo il gioco, perché tra un po' arriverà la preside e questa mi trova così, mi trova anche a me, io me ne vado. Io le voglio dire, no, io queste cavolate. Che cosa facciamo? Ce la fa, facciamo un gioco. Sì, facciamo il gioco del mimo. Facciamo che tu imiti un professore e noi dobbiamo capire chi è. Buongiorno ragazzi, non cominciamo che oggi non sono per niente in bene, eh? Sono innamorato della preside. Ah, la preside. E allora, Alessio! Alessio! Per me 8. Per me 9 più 2. Per me 8. Signore, mi dà qualche soldo. Per favore, non ho mangiato da stamattina. Mi dia qualche soldo. Signore, per favore, qualche soldo. Signore, si ricordi che io sono San Giovanni? Non ho capito, io sono San Giovanni, nessuno mi riconosce più! Certo, mi avete dato 8, io sto qui a trattenervi, ero uguale a San Giovanni. Ma scusa, ma lei come li sono? Non mi hai riconosciuto? Sono San Giovanni. Nando, io a lei la licenzio! Papà! No, papà nel senso sono... Aspetta un attimo!
San Giovanni! Vabbè! Ma mi faccia io! Nando, non dire niente alla preside che c'è Stefano, ti prego! Dai, Nando, noi abbiamo fatto venire Stefano perché non c'erano i professori! Dai, Nando, dai! Quando sono venuto, dai, Nando! Adesso mi devo pure io e per stavolta pure mi salvo! Grazie, Nando! Bene, Nando, voi rimanete con Nando, ci siamo divertiti, ci vediamo dopo alla fine della scuola, ok? Okay. Io vado! Bene. Andiamo, andiamo! Ma cosa state facendo tutti in piedi, ragazzi? Ci stiamo facendo! Intanto l'appello lo faccio io perché i vostri nomi non li conosce. Ilari? Presente la più bella. Sara? Presente. E Gaia? Oh, siete Gaia, eh? Mi raccomando. Presente. Gaia, ma stai male? No, preside, che ho un po' di mal di gola perché per studiare ieri sono andata al balcone e... Aiutami! Sei raffreddata e quindi... poco in questo video. Grazie, ma scusi, ma i soldi? No, mi avete dire 100 euro, ma chi è paga? Nando, il vitello della scuola. Ma che sta succedendo? Ma maestro Tamburo, ma che... Ma se non ha capito, se ne deve andare via subito, immediatamente! Ah, dimenticavo. Ma voi lo sapete, funghetti, che il 23 dicembre ci sarà un evento unico, straordinario, al Christmas Village, mostra d'oltremare a Napoli. E funghetti, loro non lo sanno, ma ci andrò anche io, di nascosto. E noi ci vediamo a Napoli! Abbiate rispetto per l'insegnante che arriva adesso. Lui è un maestro di musica, è l'unico che sono riuscita a trovare, visto la situazione. Quindi dovete avere rispetto. E mi raccomando, ragazzi, non vi fate riconoscere, d'accordo? Avanti! Messo? Buongiorno, salve! Ecco a voi, mi lasci che sono un artista! Siamo andati ci dovrei, ma non hanno trovato! Questo, ragazzi, vi presento il nuovo maestro, Mario Tamburo. Mi raccomando, non vi fate riconoscere. Ve li lascio. Grazie. Salve. Mi raccomando, ragazzi. Buongiorno, ragazzi. Io mi chiamo Mario Tamburo e cominceremo quest'oggi una bella lezione di musica. Ma che stanno a fa? Ecco, tramezzini, 1,40 euro, panini 2 euro, panini con cotolette e salsiccia, una fame terribile, sono giorni che non mangio, ma io non ho soldi. Da quando mi hanno cacciato via dalla scuola, per colpa di Nando, il bidello Nando, lui viene qui a mangiare, mi è venuta un'idea, vado. Buongiorno, buongiorno. Io vorrei acquistare dei panini, dei cornetti, dei dolciumi, dei tramezzini, un po' tutto. Sì, ma quanti soldi c'ha da spendere? Quanti soldi ho da spendere? Caro signor Carlo, io sono il maestro San Giovanni. Ho soldi molteplici, illimitati, tantissimi soldi. Non ho un euro. Non ho un euro, mi hanno cacciato via da scuola. Vorrei acquistare, come le dicevo, tutta questa roba quasi. Va bene, allora se ha tanti soldi gli do tutto e siamo a posto. Arrivederci, Carlo, grazie, grazie, è troppo buono, arrivederci. Maestro San Giovanni, ma i soldi?
Grazie. Ma scusi, ma i soldi? No, mi devi dire 100 euro, eh. 100 euro, sì, 100 euro. E le volevo dire, Carlo, lo sa chi pagherà queste 100 euro? Ma chi è paga? Nando, il bidello della scuola, che viene tutti i giorni da lei, no? Mi ha detto proprio, passali da Carlo, prendi quello che vuoi, che poi pago io. Nando, il bidello della scuola. Allora paga Nando il bidello, Carlo pagherà Nando il bidello, eh? Arrivederci, Carlo. Grazie di tutto, arrivederci. Arrivederci. Tra poco in questo video. Chi è Nando? Ecco, sono 102 euro. Questo costa 2 euro, 102 euro. Ma che te sta inventando? Grazie, signor. Grazie. Sto cercando San Giovanni, se sapessi che mi ha fatto. Nando? Va bene, ci riprovo. Rieccolo! Ma non se n'era andato! È ritornato! Bene, professore, come sta procedendo con i ragazzi? Devo dire, abbastanza bene, recepiscono molto, sì. Ok, sì, ho sentito da fuori che, insomma. E questi cartuccetti per terra, scusi? Sono degli spartiti musicali. Sì. Bene, allora lo lascio lavorare con i ragazzi. Sì, cominceremo con le 7 note e poi vediamo. Perfetto, 7, quello che vuole lei. Cominciamo dal do, re, mi, fa, sol, la, si. Professor, piano che ti senti male. Vabbè, maestro, ci insegni qualche canzone moderna, una nuova appena uscita. Tanto lei è il maestro di musica, li saprà, vero? Sì, dai, una canzone moderna, quelle che vanno di moda su TikTok. Le conosce, vero? Ma certo che le conosco le canzoni moderne, tutte. Volete che un maestro di musica non sappia le canzoni moderne? Secondo te canterò? Secondo me FedEx. No, secondo me è più San Giovanni Ultimo. Arrivederci Roma, goodbye, au revoir. Dietro che abbraccia squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come i belli che vieni. Arrivederci. Ma che vi siete addormentati tutti qua? Ecco che cosa sono costretto a fare per mediare qualche soldo. Suonerò la chitarra. La preside da scuola m'ha licenziato. È colpa dei ragazzi. Sono rovinato. Che soldarello, signora? Maestro, senta. Possiamo pensarci noi a cantare una canzone più moderna? Lei è troppo antico, ci ha fatto addormentare a tutti. È ora di cambiare, maestro. Rockstar. Siete pronti, raga? Sì! Io sono Tamburello, sono fico e sono bello. Io canto, suono e ballo, perché questa scuola con me è uno sballo. Io sono Tamburello, figo e sono bello. Io canto, suono e ballo, prima di la scuola è un ballo. Ma che sta succedendo? Ma maestro Tamburo, ma che cosa fate? Che tamburo è tamburo? Io sono Tamburello, sono figo e sono bello. Bella robetta c'è, poi io ho una fame, dai, finita la scuola adesso, quasi quasi un bel tramezzino me lo mangio, va, sì, un bel tramezzino per fermarmi lo stomaco. Chi è Nando? Ecco, sono 102 euro. Questo costa 2 euro, 102 euro, ma che te sta inventando? Sì, ma mannate il maestro San Giovanni che ha preso 100 euro, ha detto ci pensavi tutto te. Giovanni, che lì, vai. Ti ringrazio. E salutami San Giovanni, dia quando vuole, qui è sempre no, aperto. Non dà più niente a nome mio, non dà più niente perché non ti do più niente. Ok, mo vado a cercare San Giovanni, Carli, poi ti faccio sapere come ti ha finito sta storia, ok? Ciao, Carli, ciao. Certo, mondo sarà nato sto San Giovanni, mo vado a cercare di stare dell'out e qua. Mi trovo qui per strada senza mangiare, per fare qualche soldo.
devo cantare. Grazie signor, grazie. Giornata oggi a scuola. Per fortuna non abbiamo i compiti per domani. Adesso sento Hilary e gli chiedo se vuole venire a prendere un gelato con me. Hilary? Nando. Nando, che ci fai qua? No, che ci fai tu qua? Sto cercando San Giovanni, se sapessi che mi ha fatto. Che ti ha fatto San Giovanni? Sono andato a fare colazione stamattina come tutte le mattine, entro e il proprietario mi dice: buongiorno Nando, senti, è venuto un signore che si chiama San Giovanni e mi ha lasciato da pagarti un debito a me e a te, e qua 100 euro a me, devo pagare io 100 euro. E per caso che l'hai visto, per caso? No, sì che l'ho visto, sta verso di là, verso il mare, che da quando non lavora più a scuola sta lì e fa il mendicante che chiede l'elemosina. Nando, oh peccato, ricordami che è sempre 100 euro che stamattina ho pagato per te, la figura che ho fatto per colpa tua. Ma che stai a dire? Mica erano 100 euro, sa? Che stai a dire, bello? 100 euro, ma che stai, qua, non ma che stai a dire? Oh, sai che ti dico? Chiama se sta chitarra, almeno vale come più. Come la chitarra? Vale più di 100 euro. E i soldi. Prendi i soldi, prendi i soldi. Ma io queste cose non le voglio fare. No. Questa 100 euro le valerà, almeno non ci ho rimesso. Corri pure, vai. Che tanto ci rivedremo, non ti preoccupare. Andiamo. Questa intanto me la porto via, capito? E impara a campare. Nando, ho un'idea. Io ho il piattino, tu hai la chitarra? Cantino. Tu canta, così magari facciamo qualche soldo. Ottima idea, dai, alla vai. Faccia di San Giovanni. Vai. Io parto, eh. E noi abbiamo rubato la chitarra per poro San Giovanni. È scappata. Soldi. Funghieri, fermi tutti. Ci vediamo il 23 dicembre a Napoli. Al Christmas Village, alla mostra d'oltremare. Sarà l'unico evento dell'anno. Prendete i biglietti. Vi aspettiamo tutti. Dove andate senza di me? Dove andate? Funghetti, vi aspettiamo il 23 dicembre a Napoli. Dai!